Innanzitutto dobbiamo sapere che la lettera ai Romani di Paolo è il suo capolavoro teologico. Potremmo dire che sono due le lettere in cui lui raggiunge l'acme del suo pensiero: è la lettera ai Galati sulla libertà di Cristo e poi la lettera ai Romani. E qui c'è una sintesi di tutta la sua visione teologica e spirituale, e per questo motivo questa lettera è stata commentata, è stata letta, è stata studiata, ecco, dai più grandi nei 2000 anni del cristianesimo. Quindi da Sant'Agostino, potremmo dire, a San Tommaso, poi a Karl Barth, a Lutero. Lutero poi la lettura di questa e la comprensione di questo testo fu motivo per lui proprio di un ripensamento totale, ecco, della sua teologia, e vide che quello che diceva Paolo nella lettera era ben lontano da quello che si viveva nella Chiesa del Cinquecento. Allora, cosa dice Paolo all'inizio della lettera? Paolo dice che praticamente un mondo è finito, il mondo pagano è finito, e anche in qualche modo la sua stessa tradizione religiosa è finita, cioè perché ha trovato in Cristo un nuovo orientamento. Oltre che lui pensava veramente che di lì a poco ci sarebbe stata la parusia, proprio il compimento di tutto il mondo, su questo Paolo si è sbagliato, ma al di là dell'accezione alla parusia, lui ha presente che in qualche modo quel mondo lì che lui conosce, ecco, sia quello da cui lui proviene, sia quello a cui va incontro, quello pagano, romano, dell'impero romano, è praticamente un mondo che sta per concludersi, si è concluso. Ecco, questo secondo me è l'appiglio anche per me, per dirvi, prima di parlare della vita dello spirito, che oggi noi viviamo in un tempo non solo di crisi, ma siamo in un tempo di fine d'epoca. E per questo motivo le tensioni, i problemi sono molto cocenti, sono molto seri, molto visti anche da prospettive molto diverse, no? Ecco, io vorrei fare una rassegna molto veloce, ecco, per renderci conto di questa, che non è più semplicemente la crisi economica di questi ultimi anni, è proprio un mondo che sta chiudendo i battenti, no? Ci metterà ancora altri 20 anni, 30 anni, su questo non sappiamo ancora esattamente cosa accadrà. I più giovani in questa sala vedranno ancora i cambiamenti, più anziani probabilmente non so se riusciranno a vedere questi cambiamenti, ma sono già in atto questi cambiamenti, se noi li vogliamo vedere. Allora io vorrei innanzitutto cominciare, ecco, appunto dalla cultura. Siamo in un centro universitario e proprio la cultura si è arenata. Basterebbe pensare, ecco, a una delle dimensioni più importanti, che è la filosofia, no? Ecco, noi abbiamo avuto pensatori come Vattimo, come Cacciari, non so se li avete invitati in questo centro universitario, ma insomma altri studiosi, filosofi. Ecco, la filosofia, che è sempre stata nel corso, da quando è nata l'università, dalle scuole monastiche, dalle scuole cattedrali, nasce l'università a Bologna, a Padova, insomma, nasce l'università, cioè la interdisciplinarità dello studio, trovava però nella filosofia e anche nella teologia, in qualche modo, le anime di ricerca continue, no? Quelle più agitate, in qualche modo, quelle che erano motivate dalla ricerca della verità, era proprio la filosofia. La filosofia è sempre stata, in qualche modo, l'ambito più importante. Oggi noi dobbiamo constatare, almeno in Europa, ma non mi pare di vedere delle cose così interessanti negli Stati Uniti o da altre parti del mondo, ecco, che la filosofia si è arenata. Ecco, dopo i grandi testi di alcuni autori, anche italiani, ecco, insomma, ma potremmo dire dopo Heidegger,
Nietzsche, Heidegger, non abbiamo più avuto un pensatore, un filosofo che in qualche modo scuotesse le coscienze, che pensasse un mondo diverso, che criticasse questo mondo. Insomma, qualche cosa si è fermato. E questa è una preoccupazione per me, perché vedo, non ho mai visto una crisi così deteriore, così grave nel corso della storia della filosofia dei 2000 anni, se vogliamo andare ancora più indietro da Socrate. Ecco, insomma, non ho mai visto, ho visto delle fermate, ho visto dei momenti di sosta, ma poi delle rinascite velocissime. Oggi invece, ecco, c'è la filosofia del vino, c'è la filosofia della casa, c'è la filosofia del weekend, no? C'è la filosofia del silenzio. Per carità, io sono un monaco, a me piace molto il silenzio e mi fa anche piacere studiare e leggere qualche volumetto, qualche pamphlet di qualcuno che medita sul silenzio. Ecco, per dire che il pensiero, il grande pensiero, si è arenato. Qualcuno aveva teorizzato che dopo di lui non ci sarebbe stato più la filosofia. Hegel, ad esempio, pensava che lui fosse il massimo della concentrazione dove il pensiero era arrivato. E invece no, poi abbiamo visto nel Novecento, abbiamo avuto anche degli autori significativi. Ma oggi come oggi, noi siamo entrati in un nuovo millennio e in qualche modo siamo abbandonati dal pensiero. Che cos'è questo, il pensiero? C'è una riflessione, ecco, in un ambito della tradizione occidentale europea che ci sostiene? No, non ce l'abbiamo. Abbiamo il nichilismo, abbiamo i quaderni neri di Heidegger, abbiamo appunto il discorso ancora della postmodernità che è aria fritta, che ormai non interessa più nessuno. Ecco, insomma, praticamente il pensiero si è fermato, bloccato, e se andiamo nelle università, anche se mi dicono che c'è qualche giovane filosofo che è emergente, non so se è Fusaro, se voi lo conoscete, ecco, che ha ripreso tutto il filone marxista, lo sta rappresentando, se è lui la novità, non mi sembra, ecco, ma mi dicono che c'è qualcuno che sta ricominciando in silenzio, in modo a pensare, bisogna dare speranza, bisogna dare tempo, emergerà. Per di fatto noi tocchiamo un'inconsistenza, un venir meno del pensiero, e l'Europa si è sempre caratterizzata dal pensiero. Guardate che l'Europa si è caratterizzata su due punti: il pensiero e la scienza, che sono andate anche insieme, hanno lottato, hanno sbaragliato, ma insomma queste due cose sono andate molto, molto vicine e sono andate avanti. Il pensiero si è bloccato, si è fermato. Questo è il segno, appunto, di quello che dicevo, che non è semplicemente una crisi, ma è una fine, perché forse dobbiamo ricominciare a pensare in un'altra maniera, ma ancora non abbiamo capito come, in che senso, da che punto di vista dobbiamo far fuori tutta la tradizione e si comincia ex novo, oppure dobbiamo salvare dei pezzi e metterli insieme in un'altra maniera. Ecco, questo ancora non è chiaro, anzi, per me è abbastanza inquietante. Questa questione. Pensate poi alla teologia, i grandi teologi sono tutti morti, è rimasto Theobald, forse nel mondo cattolico, gesuita che insegna a Parigi, ecco, ma non abbiamo più dei teologi della portata di Karl Rahner o di Pannenberg nel mondo protestante, ecco, o nel mondo anche ortodosso, abbiamo avuto i grandi nomi, no? Clément e così, Endokimov e tanti altri, ma oggi anche là, forse Jan Arras, Tisiulas, forse, sono gli unici ancora, in qualche modo, che... Ma hanno finito anche loro una parabola di una ricerca, perché hanno la loro età, no? Ecco, quindi non emerge un pensiero né filosofico né teologico. Ci potremmo consolare con la scienza, ma gli scienziati mi dicono che in qualche modo, tranne le scoperte ultime straordinarie nella medicina, della biologia e così via, degli ultimi 15 anni, che sono stati fatti dei passi enormi, ci dicono che fra 10 anni il cancro probabilmente sarà una cosa che noi supereremo,
forse non guariremo del tutto, ma insomma non si morirà più come oggi, ecco, non si rischierà più di morire come oggi, o certe malattie saranno sconfitte. Abbiamo già visto queste cose, il colera ad esempio, no? Abbiamo sconfitto, Ebola ci sarà, l'AIDS ci sarà, ci dicono queste cose, benissimo. Probabilmente le attese più belle saranno, non so, nell'astronomia. Probabilmente fra 20-30 anni veramente l'uomo andrà su Marte, no? Cosa comporterà questo? Chi ci andrà? Gli americani o i cinesi? Ma non perché a me interessa, sono invidioso se i cinesi ci arrivano, ma se gli Stati Uniti non vanno su Marte e ci vanno i cinesi, significa che la parte occidentale del mondo, no? La nostra tecnologia di cui ci vantiamo molto, in qualche modo fa acqua, non riusciamo a organizzare un programma per andare su Marte, no? Non lo so, non lo sappiamo chi arriverà per primo su Marte, ecco. I russi certamente no, ma forse o gli americani o i cinesi, ma questi sono due visuali tecnologiche e anche in qualche modo prospettive del mondo diverse. Io quest'anno sono stato in Cina e ho potuto vedere con i miei occhi cosa sta succedendo in quella società, che cosa sta veramente la rivoluzione, ma non maoista, la rivoluzione in qualche modo sociale che sta avvenendo, economica che sta avvenendo in quel mondo. Ed è troppo veloce, e quella gente subisce semplicemente un mutamento che non riesce a comprendere, no? Del tutto in modo profondo. Che dire poi della politica? Basta che ci guardiamo attorno, no? Ma non solo in Italia, non so se vedete la Francia, con la sua tradizione politica, la Germania, no? Si dice tanto della sinistra, no? Ma la destra che in qualche modo è impallata in quasi tutti i paesi, no? E la sinistra che non ha più idee, praticamente non ci sono più idee, perché se non c'è una riflessione, una filosofia politica, ma che cosa vogliamo fare, che politica vogliamo pretendere? Quindi anche la destra, la sinistra sono categorie che sono andate in crisi e probabilmente non funzioneranno più, no? E adesso noi abbiamo a che fare con Trump, no? Che Trump è in qualche modo uno scenario molto preoccupante, se lo guardiamo con una certa oggettività. Ecco, una reazione al primo presidente afroamericano, no? alla sua moglie che è chiamata la scimmia in tacchi da spillo, no? Ecco, il machismo bianco che ritorna, una società bianca che si vuole imporre, che vuole mettere le sue leggi, che non vuole più farsi condizionare dalle minoranze, le minoranze devono rimanere in minoranze, dobbiamo comandare noi, dobbiamo rifare grande l'America, eccetera, eccetera. Sono discorsi che in qualche modo sono molto pericolosi, perché sembra quasi che si vuole fermare la storia, perché la storia sta andando verso una globalizzazione, un'inclusione dei popoli. Questa immigrazione che noi ci lamentiamo perché in Italia vengono 180.000 immigrati in un anno, ma sapete di immigrati nel mondo quanti sono? 250 milioni! E questo fenomeno dell'immigrazione durerà fino almeno al 2050. Quindi noi avremo un sommovimento di popoli, una contaminazione etnica a tutti i livelli, no? Quindi cosa vogliamo costruire i muri tra il Messico e gli Stati Uniti? Non so se anche a noi verrà qualche politico che ci dirà costruiamo un bel muro nel Mediterraneo, no? Per fermare l'orda barbarica che viene dal sud. Ma è una contaminazione, come i barbari con l'impero romano. L'impero romano è caduto nel V-VI secolo, dopo la caduta di Roma, che è caduto tante volte a causa dei barbari, ma era finito, no? In qualche modo con Costantino l'impero romano è già finito, hanno fatto il funerale un po' più tardi, perché i processi erano più lenti, ma noi che viviamo in questa accelerazione, quello che avveniva in 100-200 anni, adesso ce ne vogliono 50, ce ne vogliono 30. E allora noi siamo spaesati di fronte a tutto questo scenario di una fine di epoca. E allora cosa succede? E mi auguro che
Che cosa succede nei fini di epoca? Certamente le contraddizioni, si cerca di trovare delle risposte nel passato, delle soluzioni che non sono vere. Vedremo adesso Trump che cosa metterà in sesto, no? Ma ve lo immaginate Giuliani, ce l'avete presente Giuliani, il sindaco di New York, ecco, che diventa segretario di Stato, che deve andare nel mondo a un 72enne, che deve, io ho 59 anni, prendo un aereo ogni mese quasi, e mi stanco, ma un 72enne che vada in tutto il mondo, ma ci rendiamo conto? Che cosa potrà fare questo uomo? Cosa potrà dire? Quando si renderà conto? Perché quello lì mi sa che è uscito poco dall'America e va nel Medio Oriente, andrà in Cina, non so dove andrà, in Europa. Si renderà conto della situazione, la pluralità di tutto questo mondo caotico che stiamo vivendo noi oggi. E cosa vuoi rispondere? Con delle frasi fatte, con delle risposte già preparate in tasca, quando la vita ti supera da tutte le parti, la storia pure, ma ci rendiamo conto di questo? Io non lo so, io non solo sono un po' inquieto di fronte a questa presidenza, e non voglio dire che Hillary sarebbe stata migliore, no, perché ci sarebbero stati degli altri problemi anche con lei. Cioè, la politica non è più all'altezza di guidare i processi, viene guidata dai processi. E quindi se la politica non è capace di guidare i processi, non si trovano le risposte adeguate, no? La politica deve avere, dicevano i grandi teorici, anche un fattore di profetico. I veri politici sono anche dei profeti, perché guardano in avanti, conducono la storia verso certe soluzioni. E invece no, qui siamo sempre dietro, in ritardo. La storia, la vita ci supera da tutte le parti. Quindi forse hanno ragione quelli che dicono, vabbè, ci sarà la tecnica, la tecnologia. Il nostro futuro è la tecnologia, è la tecnica. Ci saranno le macchine che ci risolveranno molti problemi della nostra vita, no? Quindi tu dovrai essere operato, ma non ci sarà più il chirurgo. Ma ci sarà il robot, tu andrai sotto i ferri veramente, ma perché ci sarà il robot che ti opererà e ti farà l'operazione perfetta e non abbandonerà nello stomaco la pinza perché il chirurgo si distrae, perché farà l'operazione perfetta, no? Se verrà programmato in modo giusto, ovviamente, se sarà guidato in modo giusto. E così ci stanno dicendo che gli uffici postali non ci saranno più, le banche non ci saranno più, perché tu da casa tua potrai con internet fare quasi tutte le operazioni da casa tua, non hai più bisogno di andare alle poste. E poi cosa vuoi ancora mandare la lettera? Ma i piccioni viaggiatori sono già stati operati da un bel pezzo. Quindi tutto il mondo con la tecnica cambierà, sta già cambiando. È in atto questo cambiamento. Io sono un analfabeta, perché uso il computer, vado in internet, eccetera, eccetera, ma io so che sono un analfabeta. E allora, c'è una speranza in tutto questo? Sì, due speranze, due grandi speranze. E io vi vorrei invitare a guardare, in tutto questo panorama un po' caotico che ci fa pensare e ci impressiona, ecco, i ragazzini che hanno 14, 15, 16 anni, non i ventenni, perché i ventenni sono già cambiati, per non dire i 25 anni che forse sono già vecchi, no? Penso io, con il mio 59, sono già Matusalemme, ma quella fascia lì, c'è qualche cosa che sta succedendo, non so se avete dei figli o avete dei nipoti di quella età, certo, ci sembrano un po' sempre fuori pensiero, che seguono le loro cose, se gli chiedi una cosa manco ti rispondono, non so, perché non sei interessante, non ti rispondono perché non sei interessante, non fai la domanda giusta. Allora, non so, qualche volta ci sono degli insegnanti che vengono a Camaldoli e ci portano anche queste classi, quindi dei quindicenni, dei sedicenni, io ho intuito che c'è qualche cosa di nuovo in questi ragazzi. Ma c'è qualche cosa di nuovo, veramente, nel riflettere, nella sensibilità, il sentire il tempo, la sensibilità, la visione su tante cose, sul cibo,
sull'organizzazione del nostro mondo, sull'ecologia, hanno una sensibilità, un'attenzione che noi ce lo sogniamo. Noi stiamo ancora discutendo qui i gradi, dobbiamo decidere perché ci sono degli interessi enormi, ma questi ragazzi hanno già fatto delle scelte, forse di vita, no? E ci credono in tantissime cose. Io ho una grande speranza in questi ragazzi e mi sono reso conto che non sono solo attenti all'ecologia, alla tecnologia, a quello che succede, come usano loro il computer, ci sono quelli che si chiudono anche dentro la camera e rimangono lì chiusi, tappati dentro la camera per molto tempo, va benissimo, ma ci sono anche quelli che lavorano, c'è una intermediazione con tutta questa la tecnologia. E guardate, lì dentro c'è anche una ricerca spirituale, una ricerca molto particolare, che non sta più forse dentro i confini di una religione data, di una chiesa data, no? Perché questi ragazzi si muovono dal buddismo all'induismo, si muovono nella New Age, si muovono anche nella Chiesa Cattolica, sono molto curiosi di sapere cosa pensiamo, come sono curiosi di capire meglio certe verità cristiane, eccetera. Il problema è che molte volte non trovano le risposte adeguate, no? A quello che è la loro sensibilità, alla loro anche velocità di fare sintesi, no? Perché tu, se vuoi spiegare la Santissima Trinità, non devi cominciare da Sant'Agostino e poi arriva San Tommaso, sì, l'hai già persi questi qui, no? Tu devi elaborare un linguaggio adeguato per loro, e qui noi siamo in un ritardo spaventoso. Ma non è vero che queste persone e tante altre oggi non hanno la domanda spirituale. Questi giovani ce l'hanno, la domanda spirituale. Bisogna intercettarla, bisogna parlare a loro con il loro linguaggio, con la loro ricerca, con quello che loro sentono, no? E anche accompagnarli, ovviamente, perché sono giovani, non è che hanno già tutte belle risposte in tasca, pronte. Hanno le domande, hanno i quesiti e chiederebbero a noi adulti, in qualche modo, una risposta adeguata. Io credo che noi come Chiesa, a cominciare dal sottoscritto, non siamo capaci a rispondere in modo adeguato a questa generazione, no? Per far capire loro che cos'è veramente, cos'è in gioco nel cristianesimo? Che cos'è la fede? Che non è semplicemente un'appartenenza ecclesiastica, no? O il fatto che tu vai alla messa la domenica, ma che cos'è in gioco come contenuto nel cristianesimo? Ecco, loro sono più interessati a questa dimensione. E quindi lì sicuramente c'è qualcosa di molto importante. Io ho molta speranza in questi giovani, in questi ragazzi, e spero che non si perdono poi in quello che è il grande pericolo di oggi, che è la nostra società dopata, perché questa è una società dopata, dove la droga corre velocemente a tutti i livelli. Io sarei molto curioso, lo dico sottovoce, ma se si potesse fare i controlli clinici ai nostri parlamentari quando escono dal Parlamento, io sarei così curioso di vedere quanti sono veramente quelli che non si drogano. Credo una minoranza, veramente una minoranza della minoranza. Perché questa è una società ormai dopata a tutti i livelli, dallo sport, che c'è la raffinatezza del doping. E poi alle strade, oggi farsi una canna, farsi un po' di cocaina, ma con 30 euro la compri. Cioè, è ormai una cosa semplicissima, no? E quindi spero che questa generazione non venga intaccata troppo da questo, per me veramente cancro, perché sappiamo che la droga cosa fa? Chiude il cervello, eh? I neuroni non lavorano più, si diventa scemi. Con certe droghe si diventa scemi, oltre che alcuni muoiono con certi cocktail che sappiamo. Allora, veramente questa cosa è una realtà demoniaca, diabolica, perché interrompe degli itinerari esistenziali, degli itinerari di ricerca. Però mi dicono anche, ma guarda che anche in altre epoche c'erano i malanni, c'erano i rischi, c'erano... Quindi io spero che
in queste nuove generazioni ci sia, ecco, un bel gruppo, ecco, di quelle persone che si possono veramente ritornare alla letteratura, alla poesia, alla filosofia, anche alla tecnica, alla scienza, che è così importante, perché abbiamo bisogno di fare dei passi in avanti. Ma sarà la postura diversa. La postura di questi giovani sarà diversa, molto diversa, perché credo che ci sarà un interrogativo, una questione aperta di ordine spirituale. Di ordine spirituale. Non so se io sbaglio, ma io credo che il futuro che ci attende sarà questa coniugazione tra lo spirito e la tecnica. La tecnica e lo spirito devono incrociarsi. Speriamo che si sposino, che si possano sposare. E allora qui ci vuole un genio, anche nell'ambito cattolico, nell'ambito teologale, come Agostino è stato un genio nel IV secolo, che ha fatto una sintesi tra la filosofia greca, il cristianesimo e la cultura del suo mondo, perché ha fatto questo Agostino, così Ambrogio e così, non so, San Tommaso al suo tempo. Abbiamo bisogno di un genio teologico che faccia sintesi tra la scienza e la dimensione spirituale, attraverso appunto la fede cristiana. E la fede cristiana non può fare questa cosa, anzi credo che sia la religione forse più adatta per fare questo. Ma abbiamo anche un'altra religione che io non la sento come una competizione, che non è l'Islam, perché l'Islam ha ancora dei problemi molto grossi da affrontare, che è la modernità, la questione della donna, la questione della libertà, insomma ha tanti quei problemi da affrontare l'Islam, che insomma ci vorrà molto tempo. Ma è il buddismo. Il buddismo è quello che si sta diffondendo, no? Io sono stato a un incontro qualche mese fa, un incontro col Dalai Lama, che è venuto a Pomaia, vicino a Livorno, no? Arrivo lì, 4.000 persone, avevo un invito ad personam, 4.000 persone sotto un tendone. Poi è arrivato il Dalai Lama, ha fatto il suo discorso, molto simpatico, molto saggio, eccetera, eccetera, no? Ma la sera, nello stadio di Livorno, avrebbe incontrato 25.000 persone che venivano da tutta Italia per ascoltare il Dalai Lama. Ma non perché io sono geloso, per carità. No, perché manda un messaggio di misericordia, di compassione, di pace, di umanità. Quindi ben venga. Io credo che l'incontro sarà col buddismo, ma il buddismo si sta diffondendo attraverso lo yoga, attraverso la meditazione, attraverso... E quelli intercettano la domanda spirituale. Noi non riusciamo a intercettare la domanda spirituale come fanno loro, la vita nello spirito. Dice, ma tu sei un monaco, tu vivi in un monastero. Sì, noi facciamo qualche cosa, ma non riusciamo a intercettare la sensibilità moderna dello spirito. La dimensione moderna dello spirito. Si vengono, ci cantate in gregoriano che ci piace. Benissimo, facciamo un bel canto in gregoriano. Ma io poi ti vorrei leggere la scrittura. Ma la scrittura è noiosa. E allora la devi rendere simpatica. La devi rendere effervescente, come dico io. Perché se no è noiosa, è chiaro. È noiosa anche per me una volta la scrittura. Ma sentite i discorsi, poi mi viene una barba. Allora, voglio dire, allora figuriamoci un ragazzo di 15-16 anni che è curioso, che fa le domande, ma però tu glielo devi sapere presentare, gli devi dare secondo il suo modo di vedere e di sentire, no? Questa è la difficoltà, che noi non riusciamo a intercettare come fanno altri. Ecco, forse meglio di noi dobbiamo imparare, specialmente nell'ambito del silenzio, nell'ambito della meditazione, della lettura. Questi sono ambiti preziosissimi. I giovani cercano il silenzio, cercano il digiuno, il digiuno. Noi monaci abbiamo smesso di fare digiuno, i giovani ci chiedono, ma voi digiunate? Ma voi siete vegetariani? No? Io mi vergogno, no, noi mangiamo anche il porco, il maiale. Ah, bravi! No? Cioè, cercano il digiuno, cercano essere vegetariani, no? E, ecco, amano la solitudine, ecco, amano la foresta. Questa dimensione della ecospiritualità è una cosa importantissima oggi.
Paolo II, no? Il Papa ha scritto un'enciclica, Laudato Si, io vorrei sapere chi l'ha letta, sì, forse i preti l'hanno letta, ma non hanno capito, non si legge, non si... Sapete dove si studia l'enciclica del Papa? Nei seminari universitari in America, non nelle chiese, non nelle parrocchie. Nelle parrocchie non si legge. Sì, abbiamo letto, ma ci siamo stufati. No? E invece nei seminari delle università americane o tedesche si studia l'enciclica del Papa per capire come il pensiero cattolico attraverso il suo massimo esponente cosa riflette, che cosa propone su questa tragedia della ecologica. No? Quindi io vedo lì una dimensione molto preziosa. I giovani, una ricerca, una domanda di spiritualità, la tecnica, la tecnologia, che per me non è un demonio, ci risolverà tante cose. È chiaro che se non la sappiamo usare bene può essere anche fonte di guerre, di violenza, di alienazione, certamente, ma come tutte le cose. Ma se la sappiamo usare bene può darsi che ci dia un apporto più grande alla nostra vita e ci possa aiutare anche a superare tanti problemi del mondo, anche quelli della fame. Non so come reagite voi, ma quando io vedo, non so, un programma come Report, ma non l'ho visto su Report, l'ho visto su un altro, una specie di analisi, che noi, tutte le vacche che ci sono al mondo per fare i nostri hamburger, stanno inquinando di più di tutte le nostre macchine, aeroplani, le industrie, eccetera, eccetera. Io quando ho saputo questa cosa ho detto, ma è possibile che le vacche presenti nel mondo inquinano di più di... Sì, allora hanno in certi istituti di ricerca tedeschi, e olandesi, hanno ideato che si potrebbe ridurre tutti gli animali, le vacche nel mondo, a 35.000 capi, traendo le cellule staminali di un animale, si può costruire l'hamburger in laboratorio. È chiaro che uno dirà, ma che schifo. No, non è uno schifo, perché l'hanno fatto. Come si fa la pecora Dolly, si può fare l'hamburger. Stesso colore, stesso gusto. L'hanno cotto, l'hanno messo dentro il panino, l'hanno fatto mangiare e nessuno si è accorto di nessuna differenza. Ha le stesse proteine, stesse vitamine di un hamburger naturale, anzi, può essere anche arricchito di più, no? E si risolverebbe questa tragedia, perché se andiamo avanti così, perché tutti i capi di animali, poi bisogna preparare la soia, il grano turco e tant'altro, e quindi gli diserbanti produrre, è una catena terribile. Allora io voglio dire, ma perché la tecnica, la scienza non ci potrebbe aiutare? In un'altra maniera, è carne, eh? È carne, non è plastica, è carne, però è costruita in un laboratorio, nasce in un laboratorio, ha gli stessi sapori. Allora, questo uno potrebbe dire, vabbè, per quelli che andranno su Marte si porteranno dietro la cellula staminale, se faranno in astronave l'hamburger, perché non potranno averla. Ma perché non lo possiamo pensare anche noi? Io sono emiliano, a me piace stare a tavola e mangiare le cose buone. No? Quindi mi ha fatto un po' impressione pensare di mangiare un domani un hamburger che mi viene da un laboratorio super raffinato. Ma se questo sarebbe una soluzione per la nostra ecologia, forse mi adatterei, accetterei anche questa cosa. Ecco lo sposalizio che ci dobbiamo fare tra la dimensione spirituale, la meditazione, il silenzio, la ricerca di Dio, la dimensione spirituale dell'uomo, e la tecnica. La tecnologia, lì ne vedremo delle belle, prepariamoci, potremmo rimanere stupiti lì per lì, ma poi forse entrando in questa mentalità nuova, in queste esperienze, potremo anche noi forse capire che è necessario questo incontro e questo sposalizio. Dicevo, ci vuole il genio, almeno per quanto riguarda il mondo teologico, ecclesiale, un genio che faccia sintesi, che ci faccia vedere che in qualche modo, anche in questo mondo tecnologico, con tutti questi problemi, il cristianesimo ha una risposta, ha un'interpretazione. La fede cristiana è una risposta, è un'interpretazione di senso.
profondo dell'uomo e di Dio per il nostro tempo. Questo, ma non il 2016, il 2026, 36, 46, 56, i prossimi 20, 30 anni, perché saranno dei processi velocissimi. Secondo aspetto che mi preme, dice, ma tutti si è dimenticati di Paolo. Dice, no, no, non mi sono affatto dimenticato di Paolo, perché ho detto che Paolo comprende la fine del suo mondo e propone una risposta, e quella risposta è ancora valida oggi, secondo me. E cosa ci dice Paolo? Innanzitutto che la legge è finita. La legge religiosa, ebraica, è finita. Che non conta più essere circoncisi o non circoncisi. Che la cosa più importante è comprendere attraverso la fede la libertà di Cristo. E questa libertà di Cristo ci fa entrare nella dimensione dello Spirito. E cosa dice Paolo? Dice una cosa straordinaria, importantissima, che lo Spirito Santo non ce l'ha soltanto il Padre e il Figlio, ma è lo Spirito Santo, è il dono dell'evento della Pasqua di Cristo, che Cristo, morendo e dando la sua vita e risorgendo, ha voluto comunicare lo Spirito. Giovanni ha un'intuizione, però insomma poi non può riflettere come riflette Paolo, perché chiaro, Giovanni nel quarto Vangelo sta raccontando dei fatti, ma quando Gesù muore sulla croce in Giovanni c'è scritto che spirò lo Spirito, trasmise lo Spirito, è lo Spirito Santo quello lì, lo Spirito Santo che era nella persona di Cristo, nel momento in cui lui muore è stato dato al mondo. La prima Pentecoste, secondo Giovanni, non è dopo 50 giorni a Gerusalemme, ma è dalla croce. Questa è una cosa molto importante. Cioè, se lo Spirito si diffonde su tutto il mondo, su tutti i popoli, su tutte le culture, ma voi capite che allora tutto il mondo è abbracciato da Dio, è amato da Dio. Noi ci abbiamo messo 2000 anni per renderci conto di questo, perché nel Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 22, si dice questo: noi non sappiamo come, ma dobbiamo ritenere che l'evento pasquale sia comunicato, trasmesso a tutti gli uomini dallo Spirito Santo. Molti padri non hanno votato, perché non hanno capito al Concilio che questa affermazione è una cosa importantissima questa. Che quindi anche il buddista, quello che è in Australia che forse si inginocchia davanti a una pianta, l'indigeno, non so, l'indù, lo sciamese, di tutto quello, chiunque, per qualsiasi persona, è in qualche modo avvicinata nel mistero dell'amore di Dio attraverso lo Spirito. È una cosa incredibile questa. Poi c'è la comunicazione dello Spirito, dato ai discepoli. Ecco Paolo che dice, lo Spirito abita in voi, abita. Cristo, quando parla di Cristo usa quasi sempre il verbo essere, Cristo è in voi. Ma per lo Spirito Santo usa il verbo abitare. Sto seguendo il capitolo ottavo della lettera ai Romani. Lo Spirito abita in voi e grida, balza, quasi danza dentro di voi, e è come una madre che ci insegna a chiamare Dio Abba, Abba, che è Gesù che ci ha detto questo, ci ha suggerito il nome. Come lo chiamiamo questo Dio? Tutti hanno cercato il nome di Dio, no? Vabbè, Gesù dice no, io non vi dico il nome nascosto di Dio, vi dico quel nome col quale voi vi potete relazionare con lui con fiducia, e il nome è questo: Abba, papà, babbo in toscano. Allora lo Spirito Santo, come una madre, ci educa a balbettare, a dire questo nome, e abita in noi. E dice, noi siamo figli, non siamo schiavi, siamo figli, figli di Dio. E quindi questa è la libertà, l'inabitazione dello Spirito, lo statuto della figliolanza, il fatto che possiamo rivolgerci a Dio come un padre, Abba, e noi ci sentiamo allora fratelli, perché se siamo figli, siamo anche fratelli.
tra di noi sorelle, cioè che è cambiato tutto il mondo, è cambiato tutto il mondo. Poi io ce l'ho un po' con Paolo, apro una parentesi, la chiudo, io amo Paolo, ci ho messo molto tempo per capirlo, perché quando ero giovane non lo sopportavo, ma perché ero io che non lo capivo. Poi quando ho cominciato a studiarlo e a capire che cosa diceva, ho detto, mamma mia, cosa dice questo uomo? Lui scrive una lettera a Filemone, un suo amico, e gli dice appunto che ha incontrato un suo schiavo che è scappato, che è riuscito a convertire, e gli dice, mi raccomando, riprenditelo come un figlio, riprenditelo come, te lo rimando io, come un amico, come un fratello, eccetera, eccetera. Ecco, io avrei preferito non soltanto quelle belle uscite di Paolo, non c'è più greco, né giudeo, né uomo, donna, queste visioni mistiche, no? Totalizzanti. Ecco, avrei suggerito, detto, insomma, basta con la schiavitù. Sapete che la schiavitù? E ancora oggi c'è la schiavitù nel mondo, altro che fratelli e sorelle, c'è la schiavitù nel mondo, le donne, i bambini sono schiavi, no? La schiavitù in Occidente, finalmente con i diritti dell'uomo, è finita la schiavitù, no? Sapete qual è stato l'ultimo stato che ha chiuso con la schiavitù? Città del Vaticano. La città del Vaticano nel primo del Novecento, con Leone XIII, ha debellato a dire basta con la schiavitù, l'ultimo stato dell'Occidente, ma noi dovevamo essere i primi, siamo stati gli ultimi, che vergogna. Ecco, per dire, già lì Paolo poteva dire 2000 anni fa, basta con la schiavitù, non solo come un fatto privato di Filemone e del suo schiavo, ma era un'affermazione, ma è chiaro che questa era una rivoluzione, quella società si basava sulla schiavitù, sono andate avanti per secoli con la schiavitù, fino alla rivoluzione industriale, e anche la rivoluzione industriale gli operai erano degli schiavi e così via, ancora oggi andiamo avanti con la schiavitù, no? Ecco, noi dovremmo dire no, non è possibile. Quindi la prima carta dei diritti umani, diciamo così, la inventa Paolo da un punto di vista religioso e spirituale, perché se dice che lo spirito, cioè Dio, non sta più nel tempio, in un luogo sacro, ma viene a abitare nell'uomo, e noi siamo il tempio dello spirito, siamo la realtà in qualche modo sacrale, l'uomo è sacro di per sé, ma lo diventa ancora di più grazie allo Spirito. E tutti gli uomini possono ricevere lo Spirito, e tutte le donne possono ricevere lo Spirito, ecco questo, perché questo è il desiderio di Dio. Quindi la prima parte del capitolo 8 c'è questa visione spirituale straordinaria, dove Paolo ci dice anche, ma tu forse non sai pregare, forse preghi male, sei confuso. Lo Spirito Santo prega per noi. È interessante questo. Anche per me monaco che prego tante volte, vado in coro, insomma, ho tutte le mie preghiere, i salmi e così via, e poi venire a scoprire che è lo Spirito che prega dentro di me, che presenta la mia preghiera a Dio. E io mi domando, ma che cosa dirà? Perché io forse dico delle castronerie nella mia preghiera, forse la mia preghiera è pagana. E dice, lui prega per me, intercede per me, per ciascuno di noi, intercede per noi. Quindi ci costituisce figli, ci insegna l'Abba, ci libera da ogni schiavitù, ci fa diventare figli, ci dà una dignità unica, preziosissima, ci fa diventare fratelli, riconoscere fratelli e sorelle. È un processo spirituale. A me la vita spirituale mi interessa nella misura in cui tocca l'umano, perché la vita spirituale che è metafisica, sulle nubi, non mi interessa, perché la spiritualità cristiana è questa, non è quella là. Poi noi l'abbiamo alienata, l'abbiamo spedita sulle nubi, no, perché basta rileggere la Bibbia e tu ritorni a terra,
ritorni con l'uomo, con la donna, con la storia, nelle relazioni. Questa è la cosa importante. Non solo, in questo capitolo ottavo non c'è soltanto la dimensione antropologica, fondamentale, sempre per un ebreo, ma il creato. E dice Paolo, ma tutta la creazione sta soffrendo. Le dogli un parto. Chiaro che Paolo non poteva pensare all'evoluzione, non ce l'aveva in testa l'evoluzione, non ce l'abbiamo mai avuta neanche noi. Finché non è venuto Darwin e gli altri nel Novecento, il concetto è oggi noi viviamo dentro queste idee, noi sappiamo che tutto è in evoluzione, dal Big Bang ai giorni nostri, tutto è in evoluzione, no? E Paolo non poteva immaginare questo, ma ha un'intuizione. Quando lui dice che la creazione è dentro un parto, che sta partorendo qualche cosa di se stessa, ma anche sta tendendo la rivelazione ultima dell'uomo come figli, la rivelazione ultima, e quindi sta dentro questa metamorfosi, è l'evoluzione. Perché non dobbiamo capirla così? Oggi, con le nostre categorie, è l'evoluzione di tutto. Chi ha letto Teilhard de Chardin lo sa benissimo, lui era uno scienziato, aveva capito benissimo che c'era tutto un processo evolutivo antropologico delle piante, dei sassi, del mondo, dei pianeti, eccetera, eccetera, e poiché era anche un uomo spirituale profondissimo, aveva detto tutto questo è un'energia, è l'energia del Cristo cosmico, è l'energia del Cristo risorto, che ci sta spingendo verso il punto omega, il compimento di tutto. Ma già Paolo l'aveva intuito, l'aveva già accennato, come aveva già intuito una cosa straordinaria, sempre in questo capitolo 8, quando dice che noi eravamo già predestinati, solo che dopo non l'abbiamo mai letto bene questi testi, cioè che Dio aveva già pensato il suo disegno, dice che era rimasto nascosto, no? Il suo disegno di fare questo creato, di fare questa creatura straordinaria che è l'uomo e la donna, che avrebbe retto anche il peccato, tutte le distorsioni che ci sono state, ma questo è il suo disegno nascosto, è che lui ci ha già pensato, che ci ha voluto, che ci ha amato, e lui ci sta aspettando in questa pienezza. Ecco la predestinazione, che poi Paolo chiama anche in altre parole, ricapitolazione di tutto. E non perché dice, adesso basta, mi sono stancato, bam bam bam, chiudiamo tutto, no, è l'attesa, è la evoluzione della storia, degli uomini, delle donne. Quindi l'evoluzione della natura, l'evoluzione della nostra tecnica. Qui si aprono dei scenari incredibili se noi sappiamo interpretare e leggere. Chiaro, lui è lontano 2000 anni fa, ha le sue categorie, ma noi dobbiamo saperlo reinterpretare con le nostre oggi. Lui ci dà un suggerimento. Lui non ha avuto paura di dire che c'è questo parto di tutta la creazione. E perché noi dobbiamo avere paura di dire che c'è tutta questa evoluzione che parte dall'uomo nuovo che nascerà? Che lo chiamano già Homo, non sapiens sapiens, l'uomo universalis. Dall'ecologia e dalla tecnica. E quindi c'è questo che ci sta aspettando. Una trasformazione, e questo sarà anche un patimento. Soffre, la natura soffre, ma anche gli uomini soffrono in questa storia, ma non perché Dio vuole la sofferenza, perché i processi di maturazione di coscienza inclusiva passano anche attraverso dei guadagni storici che sono anche costosi, molto costosi. Come la croce è il costo di Dio, del suo figlio, per salvare il mondo. E quindi per portare avanti il mondo. Non ci sono scorciatoie, ci sono degli investimenti di amore, di umanità. E questi investimenti sono costosi, dolorosi. È inevitabile questo. E poi alla fine del capitolo ottavo c'è la lirica. Perché è chiaro che Paolo è un pensatore, è un mistico, è uno spirituale, e poi è anche un lirico, perché dopo alla fine si domanda, ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Le guerre, le divisioni, la fame, le tribolazioni, attenzione, tutto quello che lui elenca,
Non sono delle ipotesi, eh? È tutto quello che ha sofferto lui, quello che ha passato lui, la fame, la tribolazione, i naufragi, le botte. Forse noi non sappiamo, non ci rendiamo conto, le botte che ha preso Paolo. Proprio le botte, perché quando lo cacciavano fuori dalle sinagoghe, lui andava sempre in sinagoga, diceva Cristo è risorto, brum, giù botte, lo buttavano fuori. Non so, aveva, non so se, che colpo aveva, ridotto che cosa. Le botte che ha preso, le sofferenze, la fame, tutto, lui dice, io sono pronto a tutto per il Vangelo, a portare il Vangelo, no? E allora alla fine si dice, ma chi è che ci separerà dall'amore di Cristo? Ma se lui è morto per noi, ma è possibile che ci sia la fame, la guerra, il peccato che ci può separare? Niente, lui dice, niente, nessuno ci potrà separare. Se mi date, se avete pazienza un minuto, vorrei leggerlo proprio questo testo, perché è talmente bello da un punto di vista anche letterario che vale la pena leggerlo, e così arrivo anche alla conclusione del mio intervento. Capitolo ottavo, leggetelo questo capitolo ottavo. Adesso vi ho dato alcune chiavi di lettura, no? Capitolo ottavo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, se ci ha dato il Figlio, ci ha dato lo Spirito, siamo dentro questo processo di trasformazione di tutto il mondo, siamo predestinati alla gloria. Se Dio è per noi, ma chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha consegnato per tutti. L'ha consegnato e noi l'abbiamo ammazzato. Ma la vita non si ferma con la nostra morte biologica, storica. Non ci donerà forse ogni cosa? Non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Dio è colui che giustifica. Stiamo discutendo nella Chiesa Cattolica la misericordia, non è che forse è un discorso troppo, un po' troppo aperto, proprio per tutti questa misericordia? Quindi Paolo dice Dio giustifica, ci giustifica, non ci condanna, non ci accusa, prende le nostre scuse, chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi risorto, sta alla destra del Padre e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, sono tutte questioni che lui ha vissuto, le ha vissute tutte. L'angoscia in carcere, la tribolazione, la persecuzione dei suoi connazionali. E non solo, anche dei cristiani. La fame, la nudità, il pericolo. Ma tante volte le navi che prendevano si sfasciavano, si trovava poi in mezzo al mare, ammarrava. La spada, come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, cioè niente. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a Lui che ci ha amati. Ecco la sorgente, è l'amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, la morte biologica, la vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, era la visione cosmologica che c'era a quel tempo, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, così si conclude Paolo. Questa è la vita spirituale paolina. Paolina. Quindi non è che sei tu che ti impegni a pregare un po' di più, che allora ti metti un ciriccio per penitenza, allora non so, fai un itinerario, non so, verso un santuario, eccetera eccetera. Queste sono le devozioni. La vita spirituale è lo spirito dentro di noi. E se noi lo attiviamo, come io dico spesso, perché lo spirito arriva, ma lo dobbiamo anche attivare, cioè rispondere, allora lo spirito diventa un'energia che non si può fermare, diventa carisma,
diventa profezia, diventa spinta, diventa veramente un'energia vitale, straordinaria dentro di te. E allora sei un uomo nuovo, perché nessuno rimane lì con quel corpo, con quella faccia, con quei limiti, con i tuoi anni, con i tuoi acciacchi, ma dentro c'è un fuoco che nessuno potrà spegnere. Ed è quello lì che ti anima, ed è quello lì che ti fa cambiare la tua vita, la storia, ti fa incontrare gli altri, ti fa intuire il futuro e così via. Quindi noi abbiamo bisogno di vita spirituale. E anche questa Chiesa, vuol dire, tu, mi direte, ma hai parlato della politica, dell'economia, hai parlato di questo, di quell'altro, del fine di un'epoca, e anche questa Chiesa è finita. Dice, come? Tu non credi più nella Chiesa? No, no, io ci credo ancora nella Chiesa, una santa cattolica apostolica, ma la forma di questa Chiesa è finita. E mi pare che proprio il Papa Francesco sia un indicatore di questa fine, no? Ci sono ancora quelli che sognano che Papa Francesco si metta il triregno, che vada con la sedia gestatoria, ma ci mettiamo a ridere? Ci vogliamo mettere a ridere? Ecco, allora, a me è piaciuto che l'altro giorno Papa Francesco, io li avrei invitati in Vaticano, ma forse non era il caso, avrà visto che non era il caso, è andato in periferia a incontrare 7 famiglie di preti spretati che si sono sposati, no? Che molti di questi poi vorrebbero fare ancora i preti, ma sento la necessità di avere una moglie, di avere dei figli, e noi qui ancora che dibattiamo, e no, la virginità, il celibato, ma noi monaci dobbiamo scegliamo la virginità, il voto, ma non loro, lui è un prete diocesano, perché fino al 1200 si poteva sposare, dopo il Concilio di Trento non si è potuto più sposare, no? E se uno adesso si sposa è un traditore, li trattiamo così. Allora, perché? Ecco la spiritualità, lo spirito, che ti fa incontrare gli altri e cerchi di capire che cosa stanno vivendo, cosa stanno soffrendo, cosa stanno portando avanti con fatica nella loro vita. È la vita spirituale, non è la dottrina. La dottrina non ci aiuta. È la vita spirituale che ci fa permettere di interpretare le scritture, di pensare alla Chiesa di domani, di uscire, come dice il Papa, di incontrare gli altri. E chissà, questa Chiesa, il modulo di questa Chiesa secondo me è finito, no? Ci vorrà ancora un bel po' di tempo, perché dovrà morire tutta una bella generazione di persone, e poi l'emergenza, altre. No? Che verranno, che forse saranno illuminati dallo Spirito Santo, che diranno ma sì, forse è bene dare il matrimonio ai preti, no? Dare il diaconato alle donne, no? Le diaconesse, come era nella Chiesa antica. Ecco, oggi quello che ci fa paura, che ci impressiona, perché è una Chiesa clericale, chiusa, standardizzata, forse fra 10-20 anni sarà una Chiesa più liberata, nuova, con capacità di scelte totalmente diverse, partendo dalle comunità, dagli uomini, dalle donne. Forse quello che oggi è una difficoltà con i risposati, no? L'abbiamo risolto questa questione in parte con nel foro interno, non so se avete letto la Amoris Laetitia, col foro interno, no, forse un domani saremo più coraggiosi, forse come i nostri fratelli ortodossi, che danno la possibilità a un secondo vita coniugale, una seconda possibilità. Ecco, e non sono dannati, condannati, ma sono accompagnati a ritrovare la loro umanità, l'amore, i figli, nell'amore di Dio, secondo l'amore di Dio. Tutto questo è possibile solo se c'è una vita spirituale. Se non c'è una vita spirituale nella libertà, nella grazia, allora ci chiuderemo nelle nostre sicurezze, nei nostri dogmi, nelle nostre dottrine, ci separiamo dagli altri, avremo paura di tutto e di tutti. Solo la vita spirituale è intuizione, è profezia, è soprattutto questa libertà. Grazie.